Dalia, togliti il grembiule. Devi lasciare per sempre la cucina di Masterchef. Beh, in realtà mi rendo conto proprio adesso della veridicità del programma più di tutto, perché so che ho fatto qualcosa di assolutamente orribile e immangiabile, quindi c'è poco da dire, nel senso, ovviamente avrei preferito giocarmela meglio, però è giusto così. È giusto. Né a me le cose giuste piacciono, profondamente. E io ho vissuto Masterchef con la consapevolezza che dovevo in qualche modo anche bilanciare tutta una serie di caratteristiche mie belle complesse. Ho dovuto gestire tantissima pazienza perché sono un impaziente. Ho vissuto ogni prova pensando di uscire, cioè probabilmente anche quelle dove non si usciva, pensavo oggi esco, ma no, oggi non si esce. Quindi insomma me la sono vissuta come veramente come una prova di sopravvivenza, perché facevo i conti con i miei limiti costantemente. Il mio obiettivo era arrivare nei primi 10, ce l'ho fatta. E non sono mai stata dei peggiori a parte oggi, e la vita mi ha sempre insegnato che purtroppo seconde chance ce ne sono poche e andare avanti a colpi di fortuna è ingiusto, quindi da un lato sono serena perché proseguire il mio cammino dopo la porcheria che ho fatto non mi sarei assolutamente sentita a posto con me stessa. Sì, io qui dentro ho sempre lottato contro me stessa, contro i miei limiti, e ovviamente gli altri concorrenti io li ho solo veramente vissuti come dei compagni di squadra, come degli alleati, perché davvero molti di loro, e mi fa veramente piacere, sono stati e sono veramente leali. Non tutti, ma molti sono molto leali e penso avrebbero avuto anche piacere di avermi con loro un po' più avanti, perché sanno che gioco pulito e che sono una persona giusta. Mi sono sentita sollevata, poi in down, poi triste, poi felice, cioè ho vissuto in una turbina come fosse un tornado, insomma, questa sensazione di forza eccentrica continua.